La filiera zootecnica apistica, dall'allevamento al mercato, è il tema del convegno organizzato da FAI Abruzzo, Federazione Italiana Apicoltori, in cui sono stati affrontati temi legati ad aspetti tecnici, ma anche riferiti all'esigenza di nuove strategie, indispensabili affinché il miele possa affermarsi sul mercato con nuove idee, meglio valorizzando l'impegno degli apicoltori. Segnaliamo in tal senso l'intervento del dottor Carlo Hausmann, direttore dell'azienda romana Mercati, che nella dichiarazione che proponiamo evidenzia quattro elementi da non sottovalutare. Diciamo che ci sono sostanzialmente tre grandi percorsi da fare. Il primo percorso è quello di innovare la commercializzazione del miele così com'è. Per esempio, abbiamo fatto molto poco per produrre, come invece è stato fatto in altri paesi, delle confezioni regalo, quindi fare del miele un dono piuttosto che un consumo. Il secondo percorso è proprio quello di studiare nuovi prodotti e quindi il miele può presentarsi come un ingrediente qualificante di un certo alimento. Che significa ingrediente qualificante? Se facciamo il caso, la nostra produzione sono i biscotti al miele. Ecco, i biscotti al miele, io posso leggere in etichetta che c'è del miele, ma difficilmente riesco ad accorgermi con il mio gusto, e questo significa che quel produttore potrà utilizzare qualsiasi cosa, qualsiasi miele che può derivare da qualsiasi paese del mondo. Se invece il miele è un ripieno, è una salsa, un condimento, un topping per il gelato, questo invece dà la possibilità di, per i nostri produttori anche piccoli, di mettersi in una nuova area di business. Il terzo discorso è quello del packaging. Parliamo anche della funzionalità d'uso, quindi parliamo di tutti quei prodotti che sono consumati come snack, quindi anche al di fuori dei pasti. Il miele ha un po' di limiti da questo punto di vista, perché è un prodotto che anche, tranne i mieli molto liquidi, che mutano nel tempo la loro fisionomia, no? Quindi possono essere più o meno fluidi e poi diventare più o meno cristallizzati. Abbiamo fatto una ricerca web, diciamo, nei diversi paesi, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada, Inghilterra, paesi di lingua tedesca, e c'è effettivamente un certo grado di innovazione interessante da vedere. L'ultima annotazione riguarda quelli che sono i simboli che troviamo nelle etichette o sulle confezioni di miele, sono sempre più o meno le stesse. Un'ape stilizzata, un esagono che rappresenta la celletta, e quasi mai ci sono riferimenti più ampi, per esempio al territorio, alla salute, a un dolce che non fa tanto male e così via. Quindi anche su questo c'è una grande ricerca da fare.